Questo programma è offerto da Primo dicembre 2014, un benvenuto ai telespettatori di Canale 8 per questa nuova edizione del VG8 Informazione. Partiamo subito con la cronaca, in apertura Ficarazzi, furto alla banca a Montepaschi di Siena, 50.000 euro il bottino, repentino l'intervento dei carabinieri guidati dal maresciallo Chilla, le immagini di quello che sono riusciti a fare i malviventi nel servizio. Ieri notte, intorno alle ore 3, gli agenti della locale stazione di Ficarazzi, guidati dal maresciallo Roberto Chilla, hanno ricevuto una chiamata da parte di un cittadino che informava della presenza di strani rumori nei pressi della banca Montepaschi di Siena di Corso Umberto I, precisamente nella parte inerente alla campagna. Repentino l'intervento dei carabinieri che, attraverso la zona di campagna, sono riusciti ad intervenire in tempo, causando la fuga dei malviventi. Subito dopo è stata riscontrata la presenza di un foro nel muro della banca, attraverso cui i rapinatori erano entrati dirigendosi verso la cassaforte. I malviventi sono riusciti a rubare 50.000 euro. I danni sono ancora da quantificare. Successivamente la banca è stata rimessa in sicurezza e sino all'indomani un carabiniere è rimasto sul luogo per garantire che nessuno potesse entrare. Dopo la morte bianca a Santa Croce Camarina sono tantissime le ipotesi per la morte del bambino di 8 anni, Loris Stivalli, il servizio. La procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Loris Stival, il bambino di 8 anni trovato senza vita a Santa Croce Camerina. Il fascicolo, hanno sottolineato dei magistrati, è stato aperto a titolo precauzionale in attesa degli esiti definitivi dell'autopsia. L'esame sul corpo eseguito ieri non è stato idoneo a determinare le cause della morte. Saranno necessari altri accertamenti. La procura di Ragusa ha confermato inoltre che tra le ipotesi al vaglio dell'inchiesta sulla morte di Loris c'è anche quella della pedofilia. Al momento non sarebbe una pista privilegiata. Abbiamo bisogno di approfondire alcune analisi, ha detto il procuratore Petralia, prima di poter dire con certezza cosa sia accaduto. Stamattina vedrò il medico legale e gli investigatori per fare il punto sulla situazione. In manette, tre topi d'appartamento, ci troviamo tra Monreale e Altofonte in via Ponte Parco. I carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale, durante un servizio di controllo presso le zone periferiche del paese, hanno sorpreso tre topi d'appartamento in via Ponte Parco, tra Monreale e Altofonte, subito dopo aver svaligiato una casa abitata prevalentemente in estate. I tre malviventi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono stati sorpresi mentre caricavano una moto Ape con diversi infissi, termosifoni e tubatura per sanitari. I tre sono stati condotti nelle proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'auto in disuso di Pino Maniaci, direttore di Teleiato, è stata incendiata nel pomeriggio di ieri a Partinico. La vettura era parcheggiata nei pressi della sede dell'emittente in contrada Timpanella. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso movimenti nella zona. Credo che si tratti di un atto vandalico, ha detto Maniaci. La macchina è in disuso e nel tempo è stata danneggiata. Ci fermiamo adesso per un primo stacco pubblicitario. Lego. Dopo una bellissima estate all'insegna della buona musica, è arrivato il momento della grande finale, Le Voci del Mare. Rigorosamente in diretta dagli studi di Canale 8, i 5 finalisti si esibiranno davanti ad una giuria specializzata per aggiudicarsi il primo premio.
una sfida a ritmo di musica, tanti ospiti studio, un ottimo mix per una serata indimenticabile. Vi aspettiamo prossimamente sul canale 8 per la finale Le Voci del Mare. Non mancate! You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati in studio, ancora cronaca, Polizzi Generosa, due arresti per spaccio, sono finiti in manette un 27enne e un 21enne. Importante operazione portata a termine dai carabinieri della compagnia di Petrelia Sottana, che hanno arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente un 27enne e un 21enne. I militari li hanno sorpresi in possesso di un quantitativo di stupefacente, trattasi di hashish, per un peso complessivo di 90 grammi circa. In aggiunta alla sostanza, uno dei due aveva un bilancino di precisione, utilizzato presumibilmente per la pesatura delle singole dosi. I due giovani, al termine delle formalità di rito, come disposto dall'autorità giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo, conclusasi con la convalida degli arresti e la sottoposizione alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Occupato per proteste il Consiglio Comunale dei 32 contrattisti ai quali l'amministrazione 5 non ha rinnovato il contratto. L'età media dei precari è di 45 anni, prestano servizio al Comune dal 1996 e hanno contratti a termine del 2004. Il personale licenziato ha chiesto di avere il contratto prorogato al 31 dicembre 2014 in conformità a quanto le norme sul precariato prevedono nella regione siciliana. Si tratta di un unico caso di non proroga nell'intera Sicilia. Il loro contratto era stato rinnovato a 2 giorni dopo è stato interrotto senza alcuna spiegazione. Serie A, adesso Sport, Palermo, irrefrenabile contro il Parma, prima Dybala e poi Barreto sono riusciti a regalare la gioia ai tifosi e all'intera società. La cronaca del match con Federica Mansueto. Una corsa senza fine è quella del Palermo di Iachini, che respira trovando la vittoria in casa al Barbera per 2-1 contro il Parma. Prima Dybala, poi Barreto consacrano il match rendendo nullo il gol di Palladino. È così un altro successo utile e consecutivo, lancia in rosa 17 punti, portandosi così alle spalle la zona retrocessione. Adesso Serie B, esiti diversi per le squadre del Catania e del Trapani che sono scese in campi rispettivamente diversi. Guardiamo il servizio di Fabrizio Passalacqua. Esiti inversi per le due siciliane di B nella giornata numero 16, che ha visto le due compagini dell'isola impegnate contro lo Spezia e il Trapani alla trasferta di Terni per il Catania. Partendo dai Granata, che in classifica sono quarti a 25 punti, la gara contro lo Spezia è stata una partita dalle forti emozioni, con il risultato incerto fino all'ultimo secondo. Eppure, nel primo tempo, nonostante la grande mole di gioco creata dalle due squadre, la partita non produce grandi palpitazioni. Però, nel secondo tempo le occasioni da gol fioccano e a rompere l'equilibrio è lo Spezia, che sblocca il risultato al 68esimo, formo rigore concesso dall'arbitro Di Paolo per un fallo netto di Gomis. Il Trapani non ci sta e pareggia all'84esimo con un perfetto colpo di testa di Barilà su punizione dalla sinistra di Nadarvic. Lo stesso centrocampista bosniaco firma il sorpasso 2 minuti dopo. Sembra fatta, ma a 2 minuti dalla fine Brezovic insacca su punizione il momentaneo pareggio, ma quando ormai la partita sembra incanalarsi sui binari del pari è ancora un rigore a spostare gli equilibri e Terlizzi a prendersi la responsabilità della trasformazione del penalty, in virtù dell'assenza del bomber Mancosu e l'ex Palermo non sbaglia, è 3-2, che permette agli uomini di Boscaglia di agganciare proprio lo Spezia in classifica. Vede nero ancora una volta il Catania, che a Terni incappa nella sua 7ª sconfitta stagionale. Ancora una volta i rossoazzurri terminano la partita con un uomo in meno. La gara non è stata esaltante ed a tratti sembrava quasi che le due squadre stessero in campo per non farsi del male. Nel primo tempo l'unica emozione è il gol sfiorato al minuto 26 da Calaiò.
Nella ripresa la frittata di Leto, che 9 minuti dopo il secondo start si fa cacciare fuori dall'arbitro per un doppio giallo inflitto dallo stesso arbitro Candussio per proteste reiterate nonostante lo stesso arbitro avesse fischiato un fallo a favore dell'argentino. E fu così che la Ternana prese coraggio e dopo alcune discese poco pericolose a Venatti insacca la rete decisiva al minuto 13. La gara si spegne nuovamente e gli sterili tentativi dei siciliani non cambiano la storia del match, ancora una trasferta infruttuosa per i Sannino Boys. La 17esima giornata vedrà il Catania impegnato in casa contro il temibile Bologna, terzo in classifica. Per il Trapani, ennesimo esame in trasferta a Lanciano, entrambi i match in programma il 6 dicembre alle ore 15. Ci fermiamo adesso per un secondo stacco pubblicitario, ma rimanete con noi per la parte dedicata allo spettacolo. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. L'angolo della frutta da Antonio. Lo trovi a Ficaranzi, in via Padre della Rocca 70. Vuoi essere un numero uno nella tua futura carriera? Allora, nel tuo presente c'è l'Accademia Arti dello Spettacolo dell'ACAS, Associazione Culturale Arte e Spettacolo Onlus. Potrai frequentare i corsi di pianoforte, chitarra classica ed elettrica, violino, flauto traverso, canto classico e moderno. Gli iscritti di questo mese, in base ai risultati di un test, potranno partecipare alle selezioni della trasmissione televisiva Next Generation, in onda su Sky. Gli studenti saranno seguiti e aiutati a partecipare ad audizioni o selezioni ritenute importanti per il futuro. L'ACAS organizza ancora i seguenti seminari durante i fine settimana, tra i quali speaker radiofonico con tirocinio presso un emittente FM, seminario sull'utilizzo del software di produzione musicale Cubase. Venite a trovarci presso la nostra sede di Bagheria, via Lorè 74, o sul nostro sito artespettacolo.it. Ci trovate anche su Facebook e Twitter. Ben entrati in studio. Lo scorso aprile, come ogni anno, il comune di Ficaranzi ha ospitato una manifestazione in onore di Dario Limandri e proprio nella giornata di ieri sono state consegnate le borse di studio ai ragazzi più meritevoli delle scuole frequentate proprio da Dario. Guardiamo il servizio. Ogni anno il comune di Ficaranzi ha ospitato una manifestazione in onore di Dario Limandri. Questa, tenutasi ad aprile, grazie al trofeo dell'amicizia, è partito con l'iniziativa della merenda della solidarietà, che ha reso possibile stare in dolce compagnia ed essere allo stesso tempo solidali. Parte del ricavato delle vendite dei dolci sono state devolute per le borse di studio che ogni anno vengono consegnate agli studenti più meritevoli. La restante parte è andata invece in beneficenza alle associazioni che operano a Lampedusa. Le borse di studio, destinate agli allievi dell'ultimo anno delle quattro scuole frequentate da Dario, ha visto lo svolgersi della cerimonia nella giornata di ieri, 30 novembre, presso la scuola militare Nunziatella. Gli alunni premiati sono stati Sucato Sofia Maria della scuola primaria Tesauro, Guglielmo Fabiana della scuola media Pirandello, Simona D'Alessandro del liceo classico Scaduto ed Enrico Baracaglia della scuola militare Nunziatella. Alla cerimonia hanno partecipato la mamma di Dario, il sindaco Paolo Francesco Martorana, l'assessore Gian Lombardo, due professori della scuola media, gli allievi premiati e le rispettive famiglie. Una manifestazione che continua negli anni e che tiene vivo il ricordo di Dario Limandri, un alunno modello e un modello da seguire. Si è tenuto sabato scorso presso il teatro parrocchiale di via San Vincenzo dei Poli a Palermo, in zona Arenella, gli Sganafake in concerto. L'evento, finalizzato a scopi di beneficenza, ha visto protagonisti Cesare Cernigliaro, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, e dello scorso anno i versi sonori reduci della vittoria del Cantagiro nella categoria rap, Vera Patinella, ospite nella scorsa puntata di Passione Sport, e Gianluigi Di Simone. A presentare l'evento, Santi Genovese, e ad accompagnare i cantanti, i musicisti Renzo Tornese e Salvatore Garaf.
Questa sera in diretta alle ore 21, appuntamento con lo sport ma non solo, con Passione Sport. In studio Nuccio Salemi, presidente del Museo Targa Florio di Termini Imerese, Giuseppe Caron, campione di basket che gioca in Serie B nelle Nuove Aquile a Palermo, e poi una grande voce, quella di Nicoletta Lobue. A condurre, come sempre, Gino Sermentino e Filippo Di Cristina con la regia di Gaetano Martorana. Non ci sono più notizie per il VG8 Informazione di oggi. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del videogiornale su YouTube, sul nostro canale Canale 8 Palermo, e guardarci anche in streaming sul sito www.canale8.tk. Adesso, dopo di me, il meteo da Giuseppe Terzo è tutto. Questo programma è stato offerto da Cordiale saluto e un buon inizio di settimana a tutti i fedelissimi di ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 1 dicembre. Il ciclone Medea si trova vicino alla Sardegna e porta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord nubi diffuse su tutte le regioni con piogge ovunque, forti in Liguria, Triveneto e Piemonte. Schiarite invece sull'Emilia Romagna e migliora comunque entro sera. Al centro, maltempo sul Lazio, sulla Toscana e sull'ovest della Sardegna con piogge intense e possibili temporali, più asciutto su est Sardegna e sulle zone adriatiche. Raggiungiamo infine il sud, dove molte nubi coprono la Campania e il nord della Calabria con piogge moderate, maggiori schiarite altrove, localmente alternate a piovaschi sparsi. I venti soffiano a rotazione ciclonica, quindi antioraria, attorno al minimo depressionario posizionato poco sopra la Sardegna. Neve sulle Alpi a quote superiori ai 1600 metri, sopra i 1800-1900 metri sugli Appennini. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime sono senza particolari variazioni e con valori compresi tra 8 e 18 gradi su tutte le regioni. Di giorno poi prevediamo 12-16 gradi al nord, 12-17 gradi al centro e fino ai 21-22 gradi del sud. Carissimi, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura una buona giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 1 dicembre, si festeggia Sant'Eligio. Il nome Eligio deriva dal latino medievale eligere, eleggere, significa scelto. Sant'Eligio è protettore degli orafi. Dice il proverbio, dicembre ogni cosa fa sacra e preziosa. Sono nati oggi Woody Allen, Salvatore Schillaci, Carol Alt. Il 1 dicembre 1970 viene approvata la legge Fortuna Baslini, che introduce anche in Italia il divorzio. Nel 1990 gli operai francesi e britannici addetti allo scavo del tunnel della Manica si incontrano a 40 metri di profondità sotto il fondale marino. L'Eurotunnel, 50 km che collegano Gran Bretagna ed Europa, è il tunnel con la parte sottomarina più lunga del mondo. Infine, il 1 dicembre 1998 a Cuba vengono ripristinati i festeggiamenti per il Natale. Nell'isola la festività cristiana non veniva celebrata da 29 anni. Paul Bourget ha detto: occorre somigliarsi un po' per comprendersi, ma occorre essere un po' differenti per amarsi. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera.
l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 1 dicembre. Ariete, potrete partire all'inseguimento dei vostri obiettivi, ma tenete in conto che qualcuno o qualcosa tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote. La quadratura di Plutone alla Luna nel segno porta alla ribalta questioni irrisolte del passato. Toro, analizzate il lavoro svolto e senza perdervi in fantasticherie, individuate le prospettive che vi si aprono innanzi. Sul piano pratico la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci. Gemelli, complice la Luna in Ariete che vi regala una sferzata di energia, saprete fronteggiare i piccoli imprevisti e i disguidi della quotidianità. A darvi manforte avete un gruppo di amici pronti a intervenire senza giudicare. Progetti di viaggio fumosi. Cancro, ecco una giornata grigia sotto lo sguardo della Luna in Ariete che mette in luce il lato più spinoso e problematico del vostro carattere. Suscettibili e permalosi, prendete una cantonata dietro l'altra e pretendete anche di aver ragione. Leone, oggi sì che viaggiate ad alta velocità con l'accoppiata Luna-Mercurio. Notizie emozionanti, entusiasmo a mille soluzioni brillanti. Nel lavoro e in amore procedete spediti, gli obblighi non vi pesano e prendete decisioni rapide e azzeccate. Vergine, la giornata si annuncia movimentata, dovrete forzare un po' i ritmi per avere l'opportunità di dedicarvi alle tante cose che richiedono il vostro intervento. Un'immensa soddisfazione vi gratificherà quando vedrete cosa siete capaci di fare. Bilancia, naturale che vi sentiate tesi, oggi che la Luna in Ariete bisticcia con Plutone. Comportamenti sbrigativi provocano battibecchi. Mettete al bando l'aggressività nei confronti di partner e familiari e sfoderate il proverbiale spirito conciliante. Scorpione, il ritmo della giornata è frenetico, ma le gratificazioni non mancheranno. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. La situazione è favorevole, ma il successo non vi verrà servito su un piatto d'argento. Dovrete impegnarvi. Sagittario, miracolosa, la Luna in Ariete che con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e vi conferisce uno sprint davvero eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni avrete una rapidità di decisione che non lascerà spazio ai ripensamenti. Capricorno, sotto il tiro della Luna in Ariete che vi fa sentire inadeguati, correte il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farsi prendere in contropiede dagli imprevisti potrà essere arduo, ma avrete aiuti provvidenziali. Acquario, grazie al bollente passaggio della Luna in Ariete, la giornata si prospetta all'insegna del dinamismo, delle decisioni rapide e vincenti. Notizie, occasioni e incontri che potranno fare la vostra fortuna se avrete il coraggio di uscire dal cantuccio. Pesci, per evitare spiacevoli dissesti economici, siate cauti negli investimenti e nei movimenti di denaro e non fatevi prendere la mano dalla fretta. Pianificate un rinnovamento lavorativo, ma non osate l'impossibile e procedete con la testa sulle spalle.